giusto la settimana scorsa sono stato su questo sito, ho scaricato l'immagine ISO, ho fatto un bel DVD, mi sono installato un nuovissimo sistema operativo sul portatile, tutto già bello, attivo e perfettamente funzionante, ho scaricato un sacco di utilità, programmi per fare grafica, programmi per fare montaggio video, programmi per la gestione dell'ufficio, documenti, fogli di calcolo, tutto gratis senza tirare fuori un centesimo. Sì, vabbè, i 15 centesimi del DVD, ma vuoi mettere? Sto parlando di Ubuntu Yakety, un sistema operativo basato su Linux, gratuito e open source, così come tutte le utilità gratuite e open source che ho installato sul portatile. Perché voi stavate pensando a qualcos'altro, ne sono certo. Infatti è proprio quello di cui parliamo oggi. Cominciamo! Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Questo episodio di Diario di Viaggio on the road è stato montato, oddio, per me che lo sto girando in questo momento sarà montato, ma per voi lo vedete, è stato montato utilizzando il software AVS Video Editor, è un programma della casa AVS4U, credo che abbia base in Germania, se non ricordo male, questa software house, ed è un programma che ho acquistato alla modica cifra di, se non ricordo male, una cinquantina di euro, 51 euro, e ho acquistato quello che si chiama abbonamento a vita al software, tu compri l'abbonamento e ogni volta che esce l'aggiornamento di questo programma, in realtà di uno qualsiasi dei programmi dell'AVS, puoi scaricare gratuitamente l'aggiornamento ed è sempre attivo. E ho fatto questa scelta di utilizzare questo software perché è quello che ho trovato più leggero e funzionale per le mie esigenze, ma soprattutto ho fatto la scelta di acquistare il software perché, dopo aver speso veramente migliaia di euro in attrezzature video, mi sono detto non vedo per quale motivo dovrei installare un programma che costa una cinquantina di euro e andarmi a cercare in giro qualche crack. Anche perché installare un crack c'è sempre il rischio di prendersi un virus o di mettere comunque a rischio il proprio computer. E alla fine della fiera, per una cinquantina di euro, l'assistenza tecnica, tutti gli aggiornamenti, il software fa esattamente quello che voglio, sempre a disposizione l'ultima versione, ma chi me lo fa fare? Il principio di base è questo, questo punto di dire «Vabbè, ma perché mai dovrei utilizzare software pirata?» Ma è un principio abbastanza complesso, perché là fuori nel mondo è pieno di gente che non riesce a fare questo ragionamento e continua a utilizzare software pirata, guardare streaming pirata, eccetera. E di questo voglio parlarvi, ma prima di farlo voglio presentarvi il canale YouTube di oggi, perché è stato proprio uno dei suoi video a ispirarmi a questo argomento. Lui è un brasiliano trapiantato in Canada, l'ho scoperto grazie a WYSIWYDER, è un vlogger veramente molto simpatico e tratta argomenti di attualità in maniera, secondo me, molto interessante. È EasyNobr, il suo show è l'EasyNobr Show. Innanzitutto vi lascio linkato il suo canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, secondo me è un canale che merita veramente tanto, un canale fatto molto bene. Oggi farò una cosa un po' particolare, di lui vi segnalerò tre video, ma solo due li linkerò sulla scheda, perché un link della scheda mi serve temporaneamente a me. Il primo video che vi voglio segnalare è molto simpatico e ci racconta di 4chan e di un'avventura che ha riguardato delle manifestazioni a proposito di Trump, è un artista che ha cercato di fare un live streaming di 24 ore, ma è stato trollato da quelli di 4chan. Per cui vi lascio linkato questo primo video sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, è veramente simpaticissimo, è veramente divertentissimo, proprio già è divertente il fatto come è successo, la ricostruzione del fatto che ci fa Easy è una cosa che mi ha divertito tantissimo. Il secondo video è un vlog generico, raccontato in compagnia della moglie, in cui ci racconta come hanno distrutto la loro prima auto, e una cosa, secondo me, molto simpatica, che evidenzia anche un po' il fatto di dire «Beh, siamo giovani e particolarmente inesperti in certe cose». Però questo video, come abbiamo distrutto la nostra macchina, ve lo lascio linkato solo sul doobly-doo, perché, come dicevo, mi servirà una scheda per una cosa di cui parliamo dopo. Infatti passiamo subito al terzo video, che tratta un argomento molto spinoso, e l'argomento è quello che, appunto, mi ha dato l'idea per il video di oggi. Ma voi
continuate a piratare la roba? Praticamente la domanda di Easy è molto fondata. In un momento in cui è semplicissimo trovare servizi come Infinity, Netflix o roba del genere per avere trasmissioni on demand in streaming direttamente sulla TV di casa in maniera perfettamente legale, in alta definizione, in maniera perfettamente funzionante e a costi di abbonamento relativamente bassi, ha ancora senso andare a piratare la roba? Nel momento in cui, per esempio, a livello dei software è possibile trovare tantissime alternative gratuite, ha ancora senso scaricare i software blasonati e piratarli? Questa è una domanda molto interessante, quindi per cominciare vi lascio il link a questo vlog di Easy, come sempre sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata. E appunto, parlando dell'argomento del giorno, io voglio fare una brevissima digressione. Come sapete, faccio il tecnico informatico e nel corso della mia vita lavorativa ho sbattuto la testa contro diverse decine e centinaia di computer sovraccaricati di quantità abnormi di software pirata. Già sovraccaricati di quantità abnormi di software. Raccontai in un video da tecnico che secondo me ci sono computer che hanno più software su quella singola macchina che in tutto il centro di calcolo di un'università media, perché poi guardi certe situazioni e ti chiedi «ma veramente?». E in certi casi noto che è un problema proprio di cultura, non tanto del discorso della cultura per quale motivo, se devi utilizzare un software, non acquisti il software con la licenza, ma più che altro la cultura del per quale motivo, se hai una specifica esigenza, invece di pensare al software più blasonato, non utilizzi una delle decine o centinaia di alternative che sono disponibili sul mercato, che sono gratuite, che fanno la stessa cosa, che talvolta fanno la stessa cosa anche meglio e fanno anche cose superiori. Nel 2008 analizzai questo discorso sul mio blog secondario, sulle pagine oscure, perché quando io devo formattare il computer di un cliente, tendenzialmente quello che faccio consiste innanzitutto nel ripristinare la licenza di Windows che è installata su quella macchina. Spesso si parla di macchine con Windows 10, con Windows 8, con Windows 7, che hanno una licenza d'uso disponibile, che hanno l'etichetta della licenza d'uso, quindi quando devo formattare il sistema, anche perché non è possibile fare il ripristino perché magari si è danneggiato l'hard disk o stiamo sostituendo l'hard disk, innanzitutto ripristino la licenza di Windows che è installata. È la base. Per quale motivo dovrei installare una versione di Windows craccata se c'è già una licenza? Secondo punto, installo moltissime utilità gratuite e o open source, partendo principalmente da dei presupposti. C'è bisogno di navigare in internet e leggere la posta elettronica? Ok, Mozilla Firefox e Mozilla Thunderbird. Firefox è molto più affidabile di Internet Explorer e di Edge, Thunderbird è molto più affidabile di molti altri software per Windows, e soprattutto Thunderbird ha degli eccellenti filtri bayesiani per lo spam, e funzionano molto bene. Io uso Thunderbird da versioni veramente 0 punto qualcosa, adesso ho perso il conto, credo sia una versione 30 o 31. Per il ritocco audio installo Audacity, per la post-produzione video installo Avidemux, eccetera. Ci sono moltissimi software che funzionano benissimo, che svolgono molto bene la loro funzione senza bisogno di andare a cercare crack o senza bisogno di andare ad acquistarli, perché sono software gratuiti. Dalla masterizzazione con InfraRecorder, un programmino leggerissimo che fa tutto quello che si richiede a un software di masterizzazione, soprattutto che fa tutto quello che fa l'utente medio. L'utente medio che masterizza CD di musica e DVD che contengono qualche file di fotografia o qualche video o qualche roba del genere, InfraRecorder permette di creare CD e DVD dati, CD musicali, eccetera eccetera, e senza bisogno di dover utilizzare software più blasonati, estremamente più costosi, che aggiungono una sfilza di utilità che non necessariamente si utilizzano. Oppure installo il VLC Media Player. E VLC è un piccolissimo programma disponibile per Windows 32 a 64 bit, disponibile anche per Linux e per Macintosh, che permette di visualizzare video sotto forma di ogni formato, apre letteralmente persino la spazzatura. È uno dei pochi software che riesce ad aprire anche file video che sono incompleti o danneggiati, e senza bisogno di fare elaborazioni, conversioni o roba del genere. Ma non voglio fare un vlog che diventi una noiosa lista di programmi gratuiti e o open source che permettono di svolgere le funzioni che si possono svolgere ogni giorno con il computer, per cui, prima di farvi la domanda,
vi lascio un link a quell'articolo delle pagine oscure, che comunque ho aggiornato un attimo, ho ritoccato leggermente, giusto per avere un po' un'idea della situazione attuale, e vi lascio quell'articolo linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così potete andare a dargli un'occhiata. Ricordate che le pagine oscure sono un blog non esattamente safe for work, perché ci scarico ogni genere di considerazione, c'è un linguaggio magari discutibile, quindi Google vi chiederà l'autorizzazione a continuare a mostrare la pagina. State tranquilli, è una scelta che ho fatto io, proprio perché contiene linguaggio particolare, contiene immagini esplicite questo blog, quindi ho preferito fare in modo che ci fosse questa situazione. Ma cliccate tranquillamente, non rischiate di prendere un virus, troverete solamente un linguaggio un po' meno gentile di quello che trovate su questi vlog. E detto questo, per l'appunto, ecco la mia domanda. Nella considerazione del fatto che ci sono diverse alternative open source ai software, che ci sono diverse possibilità, non so, di ascoltare trasmissioni radio in streaming, di guardare programmi televisivi e serie TV in streaming legalmente con piccoli abbonamenti, vedasi appunto Infinity, Netflix e robe del genere, voi, avendo la possibilità di scegliere tra una cosa legale a basso costo o gratuita, o una cosa illegale perché piratata, scegliete la cosa piratata, scegliete la cosa legale, pensate che bisogna valutare un po' la funzionalità di entrambi? Non lo so, magari nel vostro passato avete scaricato qualcosa di pirata e adesso ci state un po' ripensando. Acquistate musica sugli store online, oppure utilizzate, non so, SoundCloud oppure Spotify. Avete fatto magari l'abbonamento a pagamento a Spotify? Io, per esempio, sto utilizzando tantissimo SoundCloud, perché ho scoperto tantissimi autori di musica Creative Commons e comunque di musica anche commerciale, ma molto interessante e molto piacevole da ascoltare, e che viene comunque rilasciata gratuitamente su SoundCloud, quindi sto usando tantissimo quell'app e quel servizio. Secondo voi ha senso utilizzare software pirata? Ha senso acquistare software commerciale, magari da un costo particolarmente elevato, quando sono disponibili delle interessanti alternative open source gratuite? Parliamone! Sono aperto alla discussione, come sempre nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene ragazzi, ho concluso! Se sono riuscito a incuriosirvi, a stuzzicare la vostra attenzione, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Condividete usando la funzione di condivisione, non scaricate questo vlog per ricaricarlo su Facebook, questa è un'azione pirata! Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e prenderete subito la benda sull'occhio come i pirati, volevo dire, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto! Infine vi ricordo che se c'è un argomento che vorreste io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Bene, io sono Grizzly, per oggi ho concluso, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!